signori, arriva il caldo, così arriva. Arriva il caldo, comincia a spuntare le gambe fuori delle cotole, i meloni fuori delle maglie, che i meloni, che armelini. No, ma comunque, mi sono a posto. Mi vuole misure classiche 90-60. Depressione. No, insomma, col caldo cosa succede? Succede che abbiamo tutti un po' di ansia per la prova costume. Ma non stavi preoccupare, donne. A mali estremi, estremi rimedi. Si indirizza tutto con la chirurgia estetica. Poco di silicone di qua e di là. Come nove, tanto ormai il silicone va per tutto, cioè come grana padano, poi il parmigiano, sta ben dappertutto. L'ultima tendenza, non so se voi sapete, è quella di rifarsi le culatte. E ridi. Voglio dire, no? Dopo una certa età cosa succede? Comincia a cascare i meloni, le culatte. Comincia andare sopra, poi mi dicono, donne, perché andiamo contro natura? Se va tutto su, invece di sfaticare per alzare tutto su, sbassiamo se noi. Casca il culo, casca le tette, donna, sbassi anche te. No, noi mettevo il silicone e lo mettevo in le culatte, così non si deve preoccuparsi che aveva le culatte scavate come la piera del Carso. Zic, zac, papam. Due bei panettoni. Dove qualche neo? Due bei panettoni con l'uvetta. Insomma, io di quel che mica ho capito e non ho capito molto bene. Ma questa roba dovessi andare, che ti metti un fil, due fili, dentro di qua, fuori per di qua, e si zucca. Adesso, se funziona così, mi pare che più che tirarsi su, il culo si indrizza. Come quel trinaggi che ti zucchi e si ingresca, no? Però può essere che questi fili forse li metti in verticale, allora ti ritegli come il zainetto, o forse ti ritagli sulla mandibola e quando ti sbadigli dopo casca anche il culo, non so, forse ti dai i fili in mano come le marionette, ma quella volta devono stare attenti perché dopo può succedere che gli sculetti non volendo. Ma insomma, ecco, al limite dei limiti uno può ricorrere a queste soluzioni. Però dobbiamo ammettere una roba, che la prova costume non è un problema solo di noi donne. È un problema anche per gli uomini. Signore e signori, ma voi che avete visto le ultime tendenze di moda per quel che riguarda i costumi maschili? Tutte legaliste. Un paio di anni fa andava di moda il monochini. Non sa mai cos'è? Quel costume, per uomo parlo, che aveva dopo no, le tiracche qua, ti vedevi sti uomini bei, con la panzetta, con tutti i pei, dove sto monochini. L'anno scorso un genio assoluto della moda si è inventato il perizoma asimmetrico per uomo, parlo sempre di io. E dunque era una banda che coverzeva il gioiello e andava in il culo di questa parte. Immaginiamo i spettacoli. Questo anno i si ga supera. I ga inventato il calzino. Voi ridete. Ma amico, giuro che se è vero. C'è il calzino. Adesso non sia che mi spiego da quest'anno. E coverti solo quelli. Mi ho visto là in un affilamento Ada, Luisana. Immaginevi San Lorenzo con tutti questi nostri
degli uomini nel pien del loro splendore. Sì. Perché sono quel calzino. Eh? Sarì a queste vede. Ma comunque per gli uomini la prova costume sia un stress anche in altri sensi, perché mi signore, non volessi mai essere un uomo quando che noi gli domandemo: come mi sta? Non che sono ingrassata? E lui gli risponde: ma no, no, ti sono perfetta. Ma dai su, perfetta, questi pensi che sono stupida? Dimmi la verità, mica che mi offendo. E l'uomo povero, ingenua creatura. Allora lui dice: vabbè, sì, ecco, forse Ale ti ha cacciato qualche chiletto sui fianchi, ma non fa niente. No, fa niente. Uomini, quando che noi donne le domandevo queste robe, l'unica soluzione per voi è quella di far finta di essere morti. Se salvè solo così. Invece alle donne le davo 2 o 3 consigli pratici, perché adesso vi caldo, se vai in vacanza. Dunque, signore, quando che andi in spiaggia, se preparai i panini per portarli in spiaggia, mai metterli in carta stagnola, sempre in carta trasparente. Perché la carta stagnola, finché si trova il panino che volevo, passa siccome gioca la lotteria, no? Quella trasparente si vede su. Dopo, numero 2, ricordeve, donne, ricordeve, i brazzi delle donne, se è matematico, si è provato scientificamente, i brazzi delle donne si scurta man man che si arriva vicino al confine, a un parcheggio a pagamento, a una rampa. Dunque, ricordeva di andare sempre più vicino con l'auto della macchinetta, perché se no, nel caldo, si scurta, sul serio, dopo mi tocca sapere quelle robe di stare in fondo. Consiglio numero 3, non stai mai, mai, mai comprare costumi di bagno fatti a uncinetto. Perché dopo si bagna, e si è pesanti. Chi casca sotto? Adriana, ti capi tu. Consiglio numero 4, per quelle che si annoia in spiaggia, invece noiose, non che piace leggere, non che piace leggere né Kindle, né Novella 2000, né far sudoku, né far sumoku, né far parole crociate, neanche struccargli i brufoli al marito o al broccio, mi so un bel gioco per tutti, per tutta la famiglia, si chiama indovina la tetta finta. Di quello che parlavo prima, se sai, è facile, perché le tette normali, come ho detto prima, sono quelle che casca in gioco. Le tette finte sono quelle che sta sempre su, non ha importanza come che sta la parola, se la sta a destra in su, testa in su, se la sta a sbiego, se la sta spaparanzata, e la lega sempre 2 belle rosette di pan appena lievitate. L'anno scorso una mia amica l'aveva detto: mamma mia, ieri mi spiace, se era così si parlava, mica passava una, insomma, bella tela, no? Sto balconzino. E una mia amica la fa: mamma mia, mi fa impressione, sa, queste tette, quel silicone dentro. E suo amoroso, sensibile, e gli ha detto: ma mi non mi interessa cosa che lega dentro, tanto le do però di fuori. Signori, non ste mai andare in un'isola deserta se il vostro compagno, la vostra compagna non sa nuotare. Quella non è proprio una buona idea. O forse anche sì. Sempre Mara, ma sempre questo è Giuseppe De Francesco. Boh, siccome con poco di tempo, perché dopo arriva gli ultimi e ha di prepararsi tutto, volevo dirvi ancora un po' di robe. Donne! Oh, donne, che bel che sei essere mamme, è vero? È vero? Che silenzio! Perché le penso tutte come me. Per noi donne c'è un viaggio peso dell'Odissea di Ulisse.
800.000 giri sulle montagne russe, donne, voi me capirete. Gli uomini poveri un poco di meno. Perché Lori non sa che vuol dire quando che la tua circonferenza panza si slarga talmente tanto che non ti arrivi più a vederti la punta dei pie. Non sa che vuol dire dover comprare le scarpe di un numero più grande, non solo perché ti hai i pie gonfi, ma perché in tei ultimi 2 mesi non ti arrivi a tagliarti le onge delle gambe. Però se così bene essere mamma, essere incinta è il periodo più bello per una donna. Se non contemo che ti vado a andare a pisciare 435 volte, che non ti arrivi a dormire perché ti si giri di qua, di là, in nessuna maniera, ti fa male la panza, ti fa male la schiena, ti fa male le gambe, ti fa male tutto, che andare a comprare dei vestiti dei reparti prima mangia veramente deprimente, visto che tutti i vestiti che somigliano alle tende per le docce. Però sì, essere incinta è il momento più bel per una donna, soprattutto se pensiamo a quel che viene dopo. Partorire. Parliamo che ne donne, parliamo che ne. Quelli che la partorì prima di dire ti dici no. Ma niente. Ti vedrà che ti dimentichi subito. Allora, concretamente, noi avevamo di sfornare una struzza di 3 kg. Voi pensate che mi ho dimenticato? No! Mi non ho dimenticato! E parliamo seriamente, non era proprio tutte queste farfalle e unicorni che faceva giro tondo. Ma la roba più bella è che adesso, insomma adesso, ho pochi di anni, l'uomo può assistere al parto. Pensa che aiuti. L'uomo, beata creatura che quando va 37,2 di febbre già scrivi il testamento. Lui può assistere a te. Il parto! E se più categorie di uomini, sapete? Se quel che casca subito in svanimento, che dopo sono più preoccupata per lui che per tutto il mondo, anche se succede a te. Dopo ti dà quell'altro, dopo ti dà l'uomo, che ti dà coraggio. L'uomo che ti dice, su amore, su, respira, respira! Ma è costo anche falso! Che ballo il valzer! Il meglio però è l'uomo che si porta la telecamera. Ma cosa ti filmi? Ma chi ti che mostrerà quei filmini? Ai amici! Così, invitiamo gli amici a cena, prima che mostriamo il film delle ferie e dopo quello della pataflaica di tua moglie in primo piano! Brava, brava! Uomini, li bevo io ben, sapete. Però voi siete veramente un'entità a parte. Noi dopo che aver partorito siamo là in una amante di molfio con quell'altra scaldemolate con la gamba. Volevo il biberon, siamo come quelle scimmie giocattolo che sono tutto solo. Ti dà l'uomo e ti tiene il fiuto, ti sono in cucina, ti dici amore ti mi passi la strazza e ti lo vedi tu. Non arrivo! Come braccio il figlio! Comunque, diventare genitori è una responsabilità, questo c'è appena il comincio, se vede perché parte, oddio, comincia la responsabilità, sa del nome! Come se ci hanno capito? Parliamo bene anche di questo!
darvi il nome al figlio. Certi genitori meritano il premio. Allora noi qua siamo in un territorio un poco critico, no? Perché magari a me mi piace Luca con le C e dopo ti dici no, ma perché dopo lo chiama Luzza. Ma allora se sei figlia ci andiamo la Marica, no? Perché dopo la sarà Marizza. Allora cosa succede? Noi, per la gioia dei nostri nonni, noi chiamiamo i fiori Liam, Brian, Ryan, Johnson, Ferguson, William. Ma qualche dunze è coraggioso invece, qualche dunze è molto coraggioso. Per esempio un giorno io ero a Trieste, aspettavo la corriera, io ero una mamma e poi figlio, sto figlio ovviamente che scampava e ti la senti. Manfredi Galeazzo! Manfredi Galeazzo, vieni qua! Manfredi Galeazzo! Che farina! Povero figlio! Non lo ciappa in giro, Manfredi Galeazzo non fa rima con niente! No! Mica avevo un'amica a Bologna che aveva un figlio e allora chiama il Leone. Sto piccio la comincia ad andare a scuola, no? Tutti pianzeva. La mamma, il papà e i nonni, cosa andassi? Ma perché ti sai, lo ciappa in giro e che fa grrrr, grrrr. Ma dai! Ma vuoi che dai il nome? No, no, dopo quel che tu ti dici no, ma mica devo dare il nome, ti sa? L'ho chiamato Sul Piccio, perché Sul Piccio era il nome del mio nonno materno. Ma povero, già da partire il nonno. Devi partire anche tuo figlio deve avere questo nome. In mente quei che chiama i fiori per le ricorrenze. Se è nato a Natale, la si chiamerà Natalina. Se è nato per Pasqua, la si chiamerà Pasqualina. La nasci per il giorno dei morti? Mortissima. E dopo, a proposito dei genitori, in mese quel col senso dell'umorismo. Di quel che, per esempio, si chiama Bianco de cognome e chiama il figlio Natale. Quel che si chiama de cognome Sauro e chiama il figlio Dino. Ma esisti, eh? Sul serio. O quel che si chiama Lampa de cognome e Dina de nome. Lampadina. Mi propongo di fare una legge che quando i fiori compie 18 anni i possi cambiare il nome ai genitori. E la sì che sarei da ridere.